Beethoven con la Sinfonia numero 1, il concerto per violino di Brahms e Béla Bartók, quindi un programma anche molto accessibile, tra l'altro con una peculiarità che Kolya Blaker sarà il solista e direttore, cioè non avremo sul palco il direttore con l'impostazione classica che dirige l'orchestra, ma sarà il primo violino che praticamente guiderà tutti gli altri strumentisti. I giovani talenti dell'Orchestra Giovanile Italiana in concerto per il Calcit, un evento promosso dal Comune e dalla Casa della Musica di Arezzo che sarà ospitato dal Teatro Petrarca di Arezzo. Questo è di fatto il primo appuntamento per celebrare i 40 anni di attività del Calcit, comitato da sempre amato e sostenuto da tutta la comunità della provincia di Arezzo e che tanto ha dato all'azienda sanitaria. Il tutto in attesa del mercatino più grande, quello del 15 di maggio. Sì, avevamo detto che Fiesoli non sarebbe sbarcata ad Arezzo come se venisse da Marte, ha una forte relazione con la città di Arezzo, il rapporto si manifesta ogni giorno e con questo concerto che avrà come finalità anche sostenere il Calcit si dimostra ancora una volta la sintesi tra Arezzo e Fiesoli e la musica come strumento di solidarietà.